Sì, nel Bologna c'è Fava, l'ex del Treviso gioca al posto di Ada Hilton, infortunato. Pillon, momento davvero critico per il suo Treviso, schiera Barreto e Piovaccari. Qui il lancio di Trotta, proprio per Barreto, il tiro sull'esterno della rete. Poi il Bologna, Fava, cerca Marazzina, assist per Confalone che fallisce davanti a Calderoni. Confalone oggi sostituto di Mingazzini, infortunato. Cross di Lavecchia, anche Dano è indisponibile, il colpo di testa di Confalone è bloccato da Calderoni. Al 23esimo, buona questa iniziativa di Piovaccari in area del Bologna, ma il tiro finale di Barreto è da cancellare. Problemi per il Treviso, si vede in particolare solo Piovaccari, protagonista. Qui salta Castellini e tenta di sorprendere Antonioli, ma il puntatone esce. Poi il Bologna si ripropone, lancio i terzi in area. Azione un po' sporca, Amoroso fa, poi con questa palla fa sparire il pallone all'ex compagno Smith, rovescia in area e si fa trovare pronto Marazzina che schiaccia nell'angolo alla sinistra di Calderoni, 34esimo Bologna in vantaggio. Il primo tempo che si conclude con il raso terra di Fava bloccato da Calderoni. Montaggio di Ezio Comani ci porta al secondo tempo, sempre il Bologna a fare la partita e a premere, apertura di Carrus, cross di Bombardini, la sponda di Fava è sul fondo. Molto buona oggi nel Bologna la partita di Carrus, qui conclude al volo, Calderoni si salva con l'aiuto della traversa, poi è bravissimo a chiudere su Marazzina. Rivediamo la parata del portiere del Treviso, qui si è salvato dalla traversa, poi ottimi riflessi su Marazzina. Treviso incisivo solo nel finale di gara, al 76esimo, posizione di Smith, colpo di destra di Scurt e prima parata di Antonioli. Bologna ancora in affanno negli ultimi minuti, la percussione del brasiliano Barreto è fermata da Terzi e Bonetto con qualche rischio in area di rigore. Poi il fisco finale dell'arbitro Pierpaoli di Firenze, possiamo rientrare dunque, i numeri parlano chiaro. Bologna che si rilancia bene in classifica, terza vittoria consecutiva, crisi nera per il Treviso alla quinta sconfitta consecutiva, l'ottava in 10 gare. La panchina di Pillon si chiedono tutti, certo è che comunque il Treviso ha puntato molto su questo allenatore avendo firmato un contratto triennale. Staremo a vedere, Bologna comunque sempre più protagonista, lì nello studio.